Buongiorno a tutti, amiche ed amici di All for Hunters. Questa mattina ci troviamo a Faleria, in provincia di Viterbo, in compagnia di Francesco Meconi ed Esther Ausilio, addestratori cinofili e garisti. Francesco, 4 volte campione del mondo nella specialità Sant'Uberto categoria Spaniels, mentre Esther, giudice di gara appunto del Sant'Uberto. Come sapete, Alessandro ed io siamo amanti di questa fantastica razza, per questo oggi abbiamo pensato di venire da Esther e Francesco per ampliare le nostre conoscenze e condividerle con voi. Ragazzi, come nasce questa vostra grande passione per gli Spaniels? E allora, è un cane che io ho sempre avuto in casa da svariati anni come razza. Lo conobbi per caso su una cacciata in una riserva nell'Alto Viterbese e da lì mi sono innamorato, ho cominciato a prendere Spaniel e li ho sempre avuti. Le gare sono venute in seguito, all'inizio ci andavo soltanto a caccia, poi mi sono sempre più appassionato a questa razza e ne è nata appunto questa passione che poi è diventata una professione. Ottimo. Tu Esther invece da che deriva questo amore per questi bimbi? Come abbiamo visto che sei gentilissima e strainnamorata di loro. Assolutamente. Io ho iniziato con i cani da ferma. Poi un po' per il mio carattere particolarmente ansioso cercavo un cane che cacciasse un po' più stretto. Ho conosciuto questi cani e me ne sono innamorata per la loro versatilità. Quindi a caccia sono fantastici sotto ogni profilo e su ogni terreno. E inoltre ti danno la possibilità di sperimentare tantissimo per quello che è l'addestramento, quindi divertenti sotto ogni punto di vista. Bene ragazzi, abbiamo saputo e d'altronde quasi tutta Italia lo sa che avete avviato qualche anno fa il progetto Meconi Hunting. Nello specifico di cosa si tratta e cosa fate? Allora, noi abbiamo un campo addestramento e ci occupiamo di addestrare tutte le tipologie dei cani, sia dall'obbedienza di base, quindi su qualsiasi tipo di cane, che sia un molosso, che sia un cane da caccia, eccetera, eccetera, e in particolar modo ci dedichiamo all'addestramento dei cani da caccia, sia spaniel che cani da ferma, e sempre tramite lezioni con i proprietari, oppure che teniamo in addestramento qui da noi. E sia cani da caccia che cani da prove, prepariamo sia cani da caccia che cani da prove, diciamo maggiormente cani da caccia perché si sa che il lavoro sui cani da prove, specialmente in Spagna e in Italia, non è così ampio, ecco. Ok, beh. E il nostro obiettivo con Meconi Hunting è quello di proporre una metodologia di addestramento che si basi sulla collaborazione, quindi non utilizzando metodi coercitivi ma utilizzando tutta quella che è la parte del rapporto, della collaborazione, dell'instaurazione di alcune dinamiche tra conduttore e cane che poi possono portare dei benefici quando si è a caccia o quando si è in prova, più tutta quella parte tecnica di addestramento stretto che ovviamente quella è, diciamo, un po' più inquadrata. Bene ragazzi, dopo questa breve introduzione insomma sulla Meconi Hunting vi volevamo chiedere appunto di dare un po' più di spazio alla razza dello Springer Spaniel. Secondo voi per quale ragione un giovane cacciatore, soprattutto qui in Italia, nel Lazio ad esempio, come ci troviamo noi in questo momento, dovrebbe scegliere uno Spaniel anziché magari un cane inglese, un continentale, un cane da ferma in sostanza? Allora, come hai giustamente detto te, le razze Spaniel, quindi Cocker e Springer, stanno riscontrando un grande successo in Italia. Questo perché, secondo me, che è un po' anche il motivo per cui io ho scelto questa razza di cani, perché è un cane polivalente, non specialista. Quindi un ragazzo che decide di prendere uno Spaniel, magari vuole un compagno di caccia che possa accompagnarlo dove si può, dal primo di settembre, quindi dall'apertura delle tortole, dove è possibile portare il cane, quindi per raccogliere i feriti o gli abbattimenti magari in posti sporchi, fino all'ultimo giorno di caccia, passando per fagiani, beccacce, tutta la migratoria, eccetera eccetera. È un cane talmente polivalente che può essere usato tutto l'anno, io penso per questo. Ok, tu Esther hai qualcosa? Condivido e penso che sia un'ottima scelta anche per il carattere che hanno questi cani. Sono cani molto generosi, quindi anche per un neofita, se instradato bene, secondo me può divertirsi e trovarsi bene con un cane che caratterialmente è docile, è buono, è generoso, come ho già detto. Francesco, Esther, quali sono secondo voi le caratteristiche principali da valutare nella scelta di un cucciolo? Allora, sicuramente è importante scegliere un'ottima linea di sangue, no?
È importante quindi affidarsi a un buon allevatore, un allevatore serio quando si sceglie un cucciolo. Poi sai, quando vedi una cucciolata che hanno 60 giorni, sì, un po' fanno tanti cambiamenti poi nell'arco dei cani nei primi mesi, quindi un po' guardi gli atteggiamenti, un po' guardi i portamenti, ma sicuramente poi cambieranno da lì ai prossimi mesi. Quindi quello che ti dico io, affidati a una sensazione, un colore, un cucciolo particolare, cioè a quello che ti piace di più. Io cerco sempre di scegliere il cucciolo un po' più aperto, che non ha paure, eccetera, eccetera. Ma anche lì è fondamentale l'allevatore, cioè i cuccioli quando sono piccoli, come cominciano ad aprire i sensi, quindi al 14°-15° giorno in poi, vanno motivati, devono aver sentito rumori, eccetera, essere stati fuori, perché spesso si vede una cucciolata chiusa in un box e te la porti fuori la prima volta, apri la cucciolata sull'erba, non sono mai usciti e li vedi tutti rumorosi, ma quello è un discorso perché i cani sono stati chiusi, quindi anche l'allevatore serio li stimola il più possibile, in modo tale che quando uno va a scegliere un cucciolo, più o meno vede il carattere del cane. Poi il cucciolo timido magari c'è in tutte le cucciolate, e quindi io mi affiderei un po' a una sensazione, quindi cercate di scegliere sempre un cane più aperto possibile, poi certo, c'è sempre tempo. Ok, quindi dopo la scelta del cucciolo ovviamente si parte da quello che vi ho sentito dire, non subito con un addestramento feroce, ma sicuramente un addestramento un po' più empatico verso il cucciolo stesso. Però strada facendo con il cucciolo, diciamo che cresce, che matura, qual è la vera metodologia da approcciare secondo voi? Allora, come ti ho detto prima, la nostra idea di addestramento si basa sul rapporto col cane. Quindi la prima cosa che noi proponiamo a chi viene a lezione da noi o a chi ci chiede comunque un percorso di addestramento è creare e solidificare il rapporto col cane, tenendo conto di quelle che sono tutte le sue fasi di sviluppo. Quindi il cucciolo deve fare il cucciolone farà qualche cosa in più e mano a mano l'addestramento diventerà sempre più, come posso dire, più tecnico. Quindi noi siamo molto attenti a due elementi: all'età del cucciolo. La nostra metodologia, se così possiamo dire, pone molta attenzione alla crescita del cane, quindi non affrettare l'addestramento, ma non perdersi le fasi salienti. E, scusami Esther se ti interrompo, spesso e volentieri mi è capitato di leggere sui social, secondo voi qual è l'età o quanti mesi dovrebbe avere un cucciolo per spingersi al primo approccio su una selvaggina che possa essere, diciamo, di allevamento piuttosto che una selvaggina vera? Quando è effettivamente, secondo voi, dalla vostra esperienza chiaramente, che bisogna iniziare a portare il cucciolo fuori per fargli conoscere odori, fargli conoscere il territorio e fargli capire effettivamente qual è il suo destino poi alla fine? Hai anticipato il secondo elemento che cade perfettamente. Il secondo elemento su cui basiamo il nostro addestramento è il carattere del cane. Cioè, in realtà non esiste una metodologia unica per tutti, ma in base al carattere del cane adegui tempi e modi. Quindi, rispondo anche alla tua domanda, l'età perfetta non esiste, un'età precisa non esiste, devi valutare il soggetto, tenendo conto del fatto che c'è anche lo sviluppo fisico da tenere in considerazione. Noi cerchiamo sempre di tutelare al massimo i cuccioli nell'età dello sviluppo fisico, quindi finché dal punto di vista scheletrico, delle articolazioni eccetera, il cane non è perfettamente formato, evitiamo qualsiasi tipo di sforzo, quindi nessuna uscita a caccia, ma soltanto piccoli lavoretti tutti finalizzati all'apertura del cane, all'apertura del cucciolo, quindi tutelando la parte fisica. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che praticamente l'addestramento è fondamentale in uno spaniel, perché se noi pensiamo alla caccia italiana, al cacciatore tipo italiano, in Italia il cane da ferma è quello più diffuso. Ma perché? Perché manca l'addestramento sui cani, ovvero un cane che ferma istintivamente e mi va a 100, 200, 300, quel che sia, metri, e ferma la selvaggina, comunque sia al cacciatore medio, dal tempo di arrivare sul cane, sparare all'animale e è contento. Questi sono cani che non fermano, quindi spesso nel mio lavoro mi capita di proprietari di cani che hanno cani di un anno e mezzo, due anni eccetera eccetera, e hanno cani che sono costantemente fuori mano, non riescono quindi a sparare la selvaggina, quindi a cacciare come vorrebbero. Questo perché? Perché le varie fasi non sono state fatte come andavano fatte, cioè il cane va addestrato con i vari step dal primo giorno che si prende. È importante che uno springer sia addestrato. Uno springer fuori mano è inutile a qualsiasi cacciatore,
neanche al più grande corridore del mondo, non serve a nulla. Il cane deve fare un percorso, deve stare sul terreno in una certa maniera e deve cacciare per noi. Cane, io conosco bene queste linee di sangue che abbiamo noi, e quello mi riaggancio un attimo alla domanda di prima, quando cominciare a mettere il cane sulla selvaggina. I tempi li vedi, se un cane è un po' più addormentato ce lo metti da prima, cosa che con questi non accade. Questi sulla selvaggina sono cattivi, quindi io non punto tanto su mettere i cani presto sulla selvaggina, ma punto sul fatto di avere il cane in mano, di avere il cane che rispetta i comandi, eccetera eccetera, perché poi mettere selvaggina su sti cani è come buttare la benzina sul fuoco. Quindi se tu hai un cane che non è addestrato, che non ce l'hai in mano, che le basi non sono state fatte come andavano fatte, quando lo metti sulla selvaggina vanno fuori di testa e poi mi chiami, poi mi fai il numero mio e mi dici: ho questo problema così così così, certo. Quindi il consiglio che do io è passare tanto tempo con i cani, con questa tipologia di cani, e addestrare il cane, addestrare il cane secondo i tempi, senza spingere sull'acceleratore quando il cane è troppo piccolo, ma rispettando appunto il cucciolo e le sue varie fasi, facendo quello che c'è da fare nei vari step. Questo è fondamentale, dividere l'addestramento in step, quello è la cosa fondamentale se si vuole arrivare a una riuscita. Praticamente in testa uno deve avere un piano d'addestramento che varia nel percorso a seconda di come reagisce il cane, però un piano ce lo deve avere. Se hai le idee confuse, non sai, ma tutti hanno le idee confuse all'inizio, tutti non sanno quello che devono fare, il primo cane verrà un po' così e poi piano piano impari un metodo. L'esperienza è fondamentale, perché 100 cani, 100 teste diverse, non è che lo Springer è uno. Se voi siete abituati a vedere lo Springer dai racconti dei 20-30 anni fa, i primi Springer che c'erano, cani magari che venivano più da linee di esposizioni, non puramente da lavoro, inglesi come quelli che invece ci sono adesso, ha avuto un'evoluzione sta razza negli anni in Italia, ok? Quindi che succede? Che prima era un cane appunto adatto al capanno, non veniva neanche considerato un cane da caccia. Tant'è vero, perdonami se ti interrompo, molta gente, molti cacciatori non molto addentrati in questa razza considerano lo Springer un cane da riporto. Esatto. Cosa più sbagliata, perché lo Springer nasce come cane da cerca e successivamente è un ottimo riportatore. Un ottimo riportatore, ma un cane da caccia, un cane da cerca appunto, non è un cane da riporto, è un cane da cerca. Deve fare bene entrambe le cose. Quindi è fondamentale secondo me l'addestramento su questa tipologia di cani, perché se te prendono la mano è finita, specialmente queste linee di sangue moderne che vengono tutte quante dal mondo delle prove. Questo cambiamento l'abbiamo voluto noi, ovvero si cerca il cane sempre più spinto, sempre più spinto, sempre più spinto, ma poi quel tipo di cane da mettere in mano un cacciatore è complicato, perché comunque è un cane che prende terreno, un cane che va via, eccetera eccetera. Quindi affidarsi a una persona, non necessariamente un addestratore, ma una persona pratica che li ha avuti nel tempo, a un ragazzo, questo è un consiglio che posso dare a un ragazzo, cioè affidarsi a una persona che li ha avuti, che sa come interagire sul cane, eccetera, eccetera, e ti aiuta un po', perché l'addestramento è fondamentale. Grazie Esther. Dici... No, volevo aggiungere una cosa. Sconsigliamo il fai da te, soprattutto quando si hanno determinati problemi, rivolgersi a un professionista, perché a volte col fai da te si rischiano di fare più danni che altro, e oggi il fai da te, soprattutto sui social, va molto di moda. Oggi abbiamo questo potente mezzo che può essere gioie e dolori. Esatto, ma a volte si fa più danni invece, che altro. Esther, una cosa che ti volevo chiedere a te, visto che l'avevo introdotta inizialmente, ho visto che tu hai un fare con i tuoi cuccioli molto dolce, sei molto legata a molto loro. Molto mamma. Esatto. Che spesso la gente che è al di fuori della caccia, gente che non è cacciatore, dice, afferma che noi cacciatori siamo molto rudi nei metodi di allevamento di un cucciolo o di un cane. Probabilmente anni addietro i cani vivevano fuori, vivevano in cortili, in condizioni poco abbienti. Oggi comunque sia, soprattutto nello Springer, abbiamo visto che invece un addestramento, ma anche legare con il proprio ausiliare, stimolare un'empatia, esatto, molto positiva, favorisce poi l'esecuzione della, sì, di poter andare a caccia, di cacciare, esatto, in simbiosi. Esatto. Noi, come ti ho già detto prima, puntiamo molto su questo aspetto, sul fatto di passare tempo coi cani, soprattutto quando sono cuccioli, di sviluppare il rapporto appunto di condivisione, e questo ti porta un sacco di vantaggi sia sull'addestramento, sulla parte addestrativa, perché comunque il cane, come dire, sa leggere ogni tua espressione e quindi c'è una comunicazione molto più facile, sia nella caccia, perché comunque essendo un cane che deve cacciare per il fucile, quindi per te,
più questo rapporto è d'intesa, di collaborazione, più sarà facile che il cane anche sul terreno cacci per te, con te e per te. Okay. Quindi è tutto un ritorno di azioni positive. Quindi più si sta a contatto alla fine, sì, con il proprio cucciolo sin dall'inizio, sì, e più si stimolerà, più si stimolerà quella empatia, quella solidarietà, in sostanza quell'attaccamento, certo, scusatemi il termine, che anche poi quando si sta veramente a caccia si riesce a comunicare anche solo con uno sguardo, sì, con un gesto. Sì, va sfatato il mito che c'era, che molti dicevano, che il cane lo tenevano in box fino all'anno, gli 8 mesi, l'anno, esatto, e mezzo, quello che fosse, e poi lo portavano a caccia direttamente sulla selvaggina. No, il cane, col cane ci devi vivere. Ci devi vivere e il cane ti darà molto molto di più. E anche il discorso che i cani da caccia, beh, non nascondiamoci, queste cose ci sono state e magari ci sono ancora. Però, insomma, stiamo cercando di proporre, penso tutti noi, soprattutto noi giovani, un'immagine diversa del cacciatore cinofilo, cioè un cacciatore cinofilo che ha rispetto per il proprio cane, che lo tiene come esattamente un cane da compagnia, non è uno strumento, ma è una parte integrante di quello che noi siamo e di quella che è la nostra passione. Quindi dare al cane anche tutta quella serie di situazioni, a partire dall'alimentazione, dal luogo in cui vivono, dalla pulizia, dalle cure veterinarie, che siano al top per il cane, anche perché ricordiamoci che un cane tenuto bene, un cane cresciuto bene, un cane alimentato bene, è un cane che vive in un ambiente pulito e a contatto col proprietario, porta tutti questi aspetti poi anche nel lavoro. Quindi un cane in salute è un cane che ha delle prestazioni superiori, un cane ben alimentato è un cane che ha delle prestazioni superiori. Quindi anche a livello di prestazione tu, come ho detto prima, ti trovi tutte queste, certo, cose. Poi è come un essere umano, un essere umano malnutrito, che vive in condizioni precarie, sicuramente renderà più difficilmente che un atleta, un'alimentazione corretta e quant'altro. Francesco, volevamo proporti adesso una domanda, che spesso nascono diversi dibattiti sia sui social, sia nei bar che nei vari club di cacciatori. Spesso si fa una distinzione, una differenza tra un cane da caccia e un cane da gara. Secondo te c'è tutta questa differenza tra i due elementi, tra i due soggetti, perdonatemi, oppure uno stesso può convivere, diciamo, questa differenza che fanno spesso, diciamo, i cacciatori? Allora, secondo me, ma secondo tutti gli addetti ai lavori, questo è un mito da sfatare, perché il cane da prove, il cane da gare, come l'hai chiamato, il cane da prove, deve essere, come per prima cosa, deve essere un grande cacciatore. La selezione su una razza tu la fai solo ed esclusivamente sulla selvaggina naturale, sulle grandi palestre che esistono nel mondo, sempre meno in Italia, salvando qualche zona, ma la selezione si fa sulla selvaggina naturale. Il cane da prove è un prototipo del cane da caccia, ovvero deve essere quel cane che, per stile, velocità, parlo sempre di Spaniel, cattiveria nel folto, cattiveria sull'animale, si innalza un po' rispetto alla media. Chi ti dice una cosa del genere è perché non ce l'ha mai avuto. Questa è la cosa fondamentale. Il cane da prove deve essere, per prima cosa, un grandissimo cacciatore. Tu la selezione la fai sulla selvaggia naturale e sulla caccia. Da lì individui il soggetto da portare poi in prova. È normale che, diciamo, che il cane da prove, dovendo dare tutto in 20 minuti, ha una preparazione diversa, mentre un cane da caccia deve dosarsi nell'arco di una giornata, una mattinata, 8 ore, 5 ore, 3 ore, quelle che sono di caccia, quindi avrà un passo diverso. Ma quelle sono cose che magari costruisci. La cosa importante è la mentalità. Il grande cane deve avere una grande mentalità, deve essere cattivo. Il cane che devi comunque stimolare non sarà mai né un cane da caccia, un grande cane da caccia, né un grande cane da prove, ma rimarrà sempre un cane mediocre. Questo è il problema. E chi ti dice che prepara i cani, che fa, che il cane da prove è un giochino, sempre con la quaglietta messa, l'animale messo, non ti sta a dire la verità. Il cane da prova si prepara all'estero o in Italia, se c'è la possibilità, su selvaggina naturale. Punto. Questo va. Esther, ultima ma non ultima per importanza, come si suol dire. Spesso e volentieri noi cacciatori commettiamo degli errori nella gestione dei nostri cuccioli e poi alla fine ci dobbiamo rivolgere a voi, addestratori. Quali sono, secondo te, gli errori più comuni che possiamo commettere e quindi magari dare un consiglio anche ai nostri amici che ci ascoltano per poterci migliorare da questo punto di vista?
la domanda è chiara. Qui da noi capita un po' di vedere qualunque tipo di problema e qualunque tipo di situazione. Per farti un po' la casistica più importante, sicuramente l'errore più grande che viene commesso è quello di prendere il cane, metterlo in box e non considerarlo. E questo crea dei grossi problemi in relazione anche a tutto quello che ti ho spiegato prima, quindi certo, la mancanza di contatto, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'errore che spesso viene fatto, devo dirti sempre meno rispetto al passato. Un altro errore che ci capita spesso è la fretta delle persone, che innescano tutta una serie di meccanismi sbagliati, quindi la fretta di portare il cane sugli animali, come diceva Francesco prima, accendono delle micce che poi non riescono più a controllare, oppure la fretta di dare 200 comandi al cane di cui il cane non capisce neanche la metà, quindi la fretta di imporsi sul cane, no? Quindi o c'è la persona che lo apre in maniera addirittura eccessiva, quindi porta il cane sulla selvaggina, porta il cane fuori, eccetera, e lì abbiamo una bomba che esplosa. Viceversa c'è anche quello che noi vuole il controllo sul cane e quindi comincia a riempire il cane di comandi, di richieste che il cane non capisce e giustamente non capisce. Non riesce a assorbire nell'immediato, esatto, chiaramente. Esatto. Ricordiamoci che tutto il lavoro di addestramento comunque si basa su delle tecniche precise, quindi se io voglio portare il cane a capire un certo comando, devo farlo attraverso un procedimento, un meccanismo, delle tecniche che portino il cane a capire cosa io sto chiedendo al cane, ok? Certo. E non un'imposizione, altrimenti avremo soltanto un cane chiuso che obbedisce in maniera meccanica ma non capisce realmente. Potrei farti anche degli altri esempi banalissimi, tanti errori sul riporto noi vediamo, perché o viene scambiato il riporto come un gioco e quindi il cane poi prende il riporto come un gioco e invece il riporto è una cosa serissima per i nostri cani. Tanti errori sul richiamo, i bambini giocano a inseguire il cane poi non torna, per farti un esempio. Si vede veramente di tutto. No, no, ci credo, hai detto cose giustissime che anche ho riscontrato un po' con la mia esperienza tra amici, comunque sia quando si ha il cane a casa, come ben detto tu, con bambini piccoli. Esatto. Spesso e volentieri, banalmente, viene il nipotino, viene il cugino, il cane gli lancia la palletta, per fare, esatto, un esempio, e poi insegue il cane, quando questa, sbagliatissimo, ditemelo voi, ma penso che sia la cosa più errata, perché il cane, anziché capire che è lui che deve venire verso di te, da quel momento approcci, inneschi comunque sia un meccanismo, esatto, che quando ti vede tu lo insegui per andare a prendere, esatto, la pallina, quindi possessività, si innescano tutti servirebbe dei meccanismi. Servirebbe un po' più di cultura cinofila e come fare una cosa del genere e affidarsi a una persona che possa insegnarti, più che far addestrare il cane. Esatto. Cioè io prendo il tuo cane, te lo addestro, te vieni qua, te lo faccio vedere, bello, mi piace, poi lo porti a casa e non hai gli strumenti per gestirlo. Il lavoro mio invece è quello di addestrare il cane e il conduttore, in modo tale che il prossimo cane te lo fai da solo o comunque riesci a lavorare sul tuo cane e godertelo con una cognizione della cosa diversa. Dopo hai gli strumenti per poter lavorare il tuo cane, per poter cacciare con il tuo cane. Questo è fondamentale, dare al cliente gli strumenti per poter interagire col proprio cane, più che addestrarglielo da zero e farglielo vedere il lavoro finito. Perché poi il problema, l'addestramento non finisce mai, il problema si ripresenta continuamente. Allora, o il conduttore, il padrone in quel caso, sa come intervenire e come sistemare la cosa, oppure poi chiaramente, come ecco, hai detto, esatto, tu inizialmente, ogni cane come ogni essere umano ha una propria testa, quindi l'esperienza è fondamentale. Esatto, non è possibile che un metodo di insegnamento per uno possa valere per no, gli altri. No, sono bisogna svariati, vedere. Bisogna vedere, adattarlo al soggetto che hai tra le mani. Perfetto, ragazzi, noi vi ringraziamo anche a nome di Alessandro che, grazie, come al solito è qui a fare il cameraman. Quindi ancora una volta grazie mille e speriamo insomma di poterci fare anche una cacciata insieme quando per voi, questa quando idea, volete, in sostanza. Grazie, grazie e un salutone a tutti, ragazzi.